Bring the action. Bring the action. Bring the action. Politicando continua il nostro percorso. Dopo i candidati sindaci vogliamo andare a vedere nel dettaglio anche chi rappresenta queste forze politiche. È una detta ai lavori, siamo infatti in un contesto culturale, in un bellissimo teatro di Bologna, non facciamo il nome, facciamo solo il cognome, il Teatro Duse. Comunque, al di là di questo, in occasione di una conferenza stampa vogliamo parlare con Alessandra della sua scelta di scendere in campo, no? Come operatore, operatrice del settore, cioè conoscendo l'argomento, la cultura è sicuramente fondamentale, la politica non può dimenticarsi. Assolutamente, la cultura deve essere un volano per la crescita sociale, civile e anche economica di una città, di un paese. E abbiamo messo al centro del nostro programma infatti la cultura, un programma che abbiamo avuto modo di presentare tempo fa, articolato in vari settori, dal teatro alla musica, al cinema, abbiamo inserito anche il cibo, anche la fiera, insomma abbiamo cercato di prendere il comparto cultura, analizzarlo, capire quali erano e quali sono i suoi bisogni e studiare un piano ad hoc al fine di renderlo migliore, renderlo più competitivo. Infatti tra i punti forti del nostro programma c'è l'istituzione di un finanziamento di 2 milioni e mezzo di euro da dare a dei giovani dai 18 ai 35 anni per finanziare dei loro progetti, massimo diciamo di 50 progetti per più o meno 50.000 euro a progetto, per rendere Bologna più bella, più accattivante. Fare questo perché? Perché Bologna ha visto negli ultimi anni una emigrazione di cervelli, di talenti verso l'estero, di idee. Allora cosa fare per poter far sì che queste eccellenze restino, o perlomeno comunque tornino, visto che molti appunto abbiamo avuto una perdita di circa 15.000 contribuenti in Bologna negli ultimi anni. Allora noi vi finanziamo delle idee, vi finanziamo dei progetti, partendo da un punto molto fondamentale per noi. Questi finanziamenti, questi progetti verranno erogati seguendo tre criteri fondamentali che sono un po' l'ABC del nostro movimento, che è la trasparenza, l'equità e la meritocrazia. In Italia deve tornare ad essere premiato il merito, deve essere la condizio sine qua non per cui deve andare avanti un giovane piuttosto che un altro, ecco, deve essere il merito. I finanziamenti devono essere trasparenti, pubblica amministrazione, tutto deve essere diciamo visibile al cittadino. Tra l'altro vogliamo anche istituire un link www.comune.bologna.it, istituire il link in cui si vedono periodicamente l'erogazione di fondi, ma non solo, perché si dice no, in tempo di crisi che è un problema di liquidità, di soldi, fino a che punto lo è? Mi spiego meglio, in un momento di crisi credo, a mio avviso, che non sia un problema tanto di quantità di denaro, ma di qualità, di servizi che con quel denaro vengono finanziati, come vengono utilizzati quei soldi, a chi vengono dati, come viene gestita la cosa pubblica, che deve, secondo me, e secondo un po' quello che è il mood del movimento, tornare ad essere pubblica, non dei soliti noti. La cultura come anche core business produttivo, perché Bologna può essere veramente un volano importante dal punto di vista, potrebbe anche diventare un buon esempio, una volta lo era, c'era una buona politica, quindi c'era una buona Bologna che esercitava proprio questa sua capacità, queste sue eccellenze, appunto dicevi tu, artisti che ne vanno dalla pittura, all'area museale, tu musica strumentale, parliamo di arte di qualsiasi tipo, non dimentichiamoci Arte Fiera che è ancora uno zoccolo duro importantissimo per la Fiera di Bologna, quindi sono tutte realtà che possono diventare uno stimolo per i giovani, non dimenticando che c'è qui una grande università, insomma la più antica d'Europa, quindi che potrebbe essere veramente uno stimolo per i giovani, per non disperdere questi giovani che se veramente non sanno, non hanno più riferimenti. Ma infatti noi abbiamo puntato molto sui giovani, creando questo fondo significa parlare di imprenditoria giovanile, dare ai giovani la possibilità di, con dei progetti, raccontare Bologna, renderla più accattivante dal punto di vista culturale, perché la cultura è un costo, mettiamola così, passami il termine costo, ma i benefici che arrivano dalla cultura eccedono di gran lunga quello che è il costo che serve per mantenere in vita il settore. È un investimento, ma un investimento non solo economico, è un investimento di idee, un investimento che secondo me una società civile non può fare. Noi in Italia rispetto ad altri paesi siamo indietro nel bilancio dello Stato, la voce cultura è una voce minima, irrisoria rispetto al bilancio della Germania, al bilancio della Francia,
Francia, pensando però che in Italia abbiamo una percentuale del patrimonio artistico culturale enorme, eppure il nostro patrimonio artistico culturale è messo in rischio sempre, costantemente. Oggi, tempo fa crollava Pompei, tempo fa avevamo problemi dei siti archeologici importanti. Io credo che questo sia impensabile se pensiamo all'Italia, che dovrebbe essere la culla della cultura e deve, secondo me, questa è una cosa importante, rifarsi a un articolo, che è l'articolo 9 della Costituzione, che dice che la Repubblica tutela e salvaguardia, promuove il patrimonio artistico culturale della città, dello Stato, del Paese. Non può passare in secondo piano, non può, e quindi noi abbiamo voluto impostare la campagna elettorale proprio su questa cosa, perché secondo noi in un paese dove c'è cultura non c'è degrado, e quindi dove non c'è degrado sicuramente la vivibilità aumenta. Si evita quindi di vivere l'attuale situazione che sta vivendo oggi Bologna, che se ne dica, è un dato del Sole 24 Ore, siamo 21esimi come qualità del tempo libero, abbiamo perso 5 punti, quindi qualcosa che non va c'è. Noi potremmo essere, credo, anzi non ne sono quasi sicura, l'alternativa per far sì che le cose vadano meglio. Sì, che l'abbiamo fatto con Massimo Bugani. Per chiudere, un appello velocissimo ai nostri giovani che ci ascoltano e ci seguono: andate a votare, cioè sfruttate questo momento, questa è veramente la pistola puntata alla tempia della vecchia politica, andate lì, esercitate il voto, poi come lo esercitate non mi interessa, a voi sì, però l'importante è che vada. Se c'è una frase che uso un po' come un comandamento, è una frase di Piero Calamandrei, padre costituente, che diceva: se c'è un male che si fa alla Costituzione è l'indifferentismo alla politica. I giovani devono avvicinarsi alla politica, devono riprendere in mano la politica del paese, della città di Bologna in questo caso, perché secondo me quello che è avvenuto negli anni è stato un sequestro della cosa pubblica, un sequestro della politica. La politica ci appartiene. Votando facciamo il primo passo perché la democrazia italiana possa ritornare ad essere veramente quella che era, cioè una volta comunque, quella che era stata scritta dai padri costituenti. Quindi, votate. Bring the action. Bring the action. Bring the action.